è un coltello. Io penso che sia un'idea veramente malsana provare a difendersi da un coltello a mani nude, senza l'ausilio di un'altra arma o almeno il Kevlar, sia una cosa veramente malsana. Io non insegno mai questa cosa. Va bene? Ecco, perché vi dico questo? Non è pure un simulacro del coltello. Questo è un attrezzo. È un attrezzo che enfatizza delle linee di forza. Intanto un coltello non segue le linee formali che facciamo in genere. È chiaro? Ve lo dico perché? Perché vorrei che vi focalizzaste il lavoro sull'attenzione dell'argomento che vogliamo trattare. Questo è il prolungamento del vostro. È un'enfasi biomeccanica. Chiaro? Va bene? Vi chiedo questo. Invece, l'argomento, ripeto, non è il coltello, questo è lo strumento, è il movimento. Attraverso questo movimento vorrei finalmente evitare di muovermi a bastone, diciamo così. Io intendo per bastone il cannone. Mi dai il cannone. A bastone intendo questo. E via così, a bastone. Ancora lì, attraverso. Chiaro, faccio le topiche così. La catena devo dire un bastone, okay, che abbiamo già visto mille volte, ma dove il corpo viene, dove il corpo si muove. Chiaro che dietro è. Si muove e il corpo si muove. Che siano manipolazioni o che siano. Va bene? Detto questo, io che mi muovo con il perciò, sia per le manipolazioni, fermatevi, sia per i colpi, quest'angolo più o meno non va. Io voglio che il mio pugno, in questo caso, sia collegato al mio colpo, perché la spalla è slanciata. Non il mio pugno sia collegato alla mia spalla. Chiaro che mi chiedo. Perciò, io, stai fermo, che do le linee, che adesso le do solo orizzontali, e non sono linee di coltello, e dopo il corpo. Col bacino lì. Bene. Lui si muove. Piglio il suo movimento, aspetta un goccino. È un attimo in bilico e col calo. Un po' più piglio. È un attimo in bilico e calo. È quello che mi fa. Non a bastone, non questo. Cerco un'onda, ritornando. Ma non! Sono sulla scuola. Perciò c'è un lavoro di comunità, di comunità, ma anche di strategia, di dove mi muovo. Poi, per chi attacca, non attacca lui, poi dopo attacca lui, perché sennò la apriamo a due, voglio che sia lui. Ok, ma voglio dire fluido. Se parte lui, una volta che lo ingaggio, io sono già. Chiaro? Una volta che è partito lui, sono già. Ma incrociate sempre le linee.
subito giù, a 45 gradi, e dopo arriviamo a qua. Ricordatevi che io sto a 45 gradi, a 45 gradi, che sia la mano con la zeta, a 45 gradi, 45 gradi giù, 45 gradi. 45 gradi. Ok? Sempre 45 gradi. Via! La spalla sta giù e il gomito qua giù. Il gomito è giù. Hai visto? Ok? Ci siamo così, no? Sì, forte. Una forza. Sì, con questo. Non questo, non fa più niente, non succede più. Pianino, anche più piano. Questo non fa nulla, non faccio questo non fa nulla, è come... Sta qui come qualcosa. Piano, e poi tiriamo sul colpitore. Io, non lui. È mia quella. Capito? È questa la vostra cosa. Invece ci mettete del vostro. Niente. Affinché questa possa cadere, ho bisogno che la spalla sia giù. Perché se la spalla è su, questa la tiene. Mi deve dare fastidio tenerla qua, mi deve pesare, devo tirare su questa, non vedo l'ora di andare, non così, non ci posso stare così io, mi dà fastidio, mi pesa, capite? Questo è che dovete prendere in mente, capite? Non ce la faccio stare, ci sto così se ho, ma questo lo insegna ai bambini, lo insegna loro, per voi no, per voi la spalla è giù, il peso lo sento nei gomiti, mi dà fastidio, ecco perché sono pesanti, ho una mazza in mano. A loro insegno invece, ci stanno loro, è diverso. Perché gli insegno così? Perché se scappa qualcuno non succede niente, ma se la sgancio è diverso. È chiaro? E lì sta la differenza. Lo lascio. È morto, completamente, morto. Enjoy.